Connettiamo all'esperienza di un'amministrazione comunale, per quanto rilevante, e introduciamo dentro la cornice che questa mattina ci è stata offerta anche il tema dell'hub che a Palazzolo dovrebbe appunto nascere. Ce ne parla Alberto, Luca, ma una brevissima introduzione proprio perché mi sembra molto collegato con le questioni di stamattina. L'hub è un centro di connessione, pensate agli aeroporti, a Malpensa o altri, e come metafora non solo fisica ma anche virtuale, dice che c'è bisogno di appunto creare collegamenti, di creare rapporti e anche di coordinarli, ovviamente per evitare localismi, che non vuol dire non valorizzare il locale, ma metterlo davvero in connessione, in collegamento con uno spazio più ampio. Allora, a Palazzolo sta nascendo questa proposta di hub tecnologico e uno dei soggetti che ne è patrocinatore è la Fondazione Galegnani, quindi l'ambiente, la realtà che ci sta ospitando e che ospita il Digital Festival. Che c'entra e perché una realtà apparentemente eccentrica come una fondazione che si occupa di progetti sociali ha senso che partecipi a questa iniziativa? Noi ci abbiamo pensato come Consiglio di Amministrazione e la risposta è c'entra moltissimo, perché se davvero vogliamo riuscire a costruire nuove possibilità, nuove opportunità di lavoro, di impresa, di produzione complessiva, dobbiamo come soggetti essere capaci di contribuire a quella che noi chiamiamo la generazione di valore, cioè mettere a disposizione risorse, intelligenze, tempo, disponibilità per fare la nostra parte dentro la creazione di reti locali, che in questo caso sono legate a imprese, mettendo in dialogo le capacità innovative e creative che abbiamo sul territorio in termini di valorizzazione del digitale, delle nuove tecnologie, insomma gli esempi di questi giorni, la storica e consolidata esperienza dei gemelli Carraro lo dice, mettendo in relazione queste cose con dei contesti, delle filiere produttive, dei famosi player locali, perché questa è una possibilità non banale di davvero di innovazione concreta e di realizzazione di spazi e di opportunità su un territorio. Dette queste ragioni, lascio a voi il compito di illustrare nel dettaglio la cosa e poi di chiudere con i saluti da parte tua, Alberto. Questo qua, perché io non sono bravo a tenere in mano quella cosa qui. Io cercherò di essere breve, ma di darvi delle cose precise, delle cose che stanno succedendo. Partiamo dal festival digitale che abbiamo fatto l'anno scorso, il PDF 12 l'abbiamo chiamato. Allora, a quel tempo abbiamo detto, fare un festival, parlare di tante cose che riguardano il digitale. Esageriamo adesso. No? Va bene. Parlare di tanti aspetti del digitale va bene, è importante portare conoscenza, esperienza, eccetera, ma quale ricaduta può avere un'iniziativa di questo tipo, cioè un festival digitale che parla appunto di tante cose, parla della rete, di internet, eccetera. Noi abbiamo pensato già dall'anno scorso di dar corpo a qualche cosa che potesse servire a chi e perché proprio nel digitale. Intanto sappiamo tutti che la crisi che stiamo attraversando è drammatica, ma è drammatica soprattutto per chi non trova lavoro, per chi non ha prospettive davanti a sé, e quindi parlo dei giovani, soprattutto dei giovani, ma non solo di questi. E quindi abbiamo detto che cosa noi potremmo utilizzare dai suggerimenti che ci vengono da chi? Ci vengono dalla comunità europea, dal nostro governo, dalla regione, dalla provincia, dal comune, cioè di attivare qualche cosa nel ICT, Information Communication Technology. Questo qualche cosa che, detto così, sembra indefinito, in realtà avete visto anche questa mattina che cosa comporta l'ICT, un cambiamento addirittura epocale nella nostra società. E noi vorremmo fare qualche cosa che va in questa direzione. Come configurare questa cosa?
E perché e per chi? Il perché è perché noi qui a Palazzolo abbiamo, anche se non la vediamo fisicamente, una tradizione sul digitale. Non è in rete, come diceva Roberto prima, ma il digitale a Palazzolo c'è, in qualche modo perlomeno. Allora, per creare qualche cosa che sia significativo e che sia propedeutico a che nasca proprio qualche cosa per i giovani, per le imprese, per occupazione, abbiamo pensato ad un contenitore che noi abbiamo chiamato Hub. L'Hub è una parola forse inflazionata in questo periodo, in tante città c'è l'Hub, ma non viene mai indicato espressamente che cosa fa di concreto, di preciso questo Hub. Noi abbiamo cercato di dare un significato preciso a questo, con naturalmente un'apertura sul futuro che ancora non possiamo definire, ma lo possiamo immaginare. Ma stiamo sul concreto, oggi, cosa si può fare? Allora, intanto che cos'è questo Hub? Abbiamo detto che è un contenitore dal quale si diramano tante cose, è un centro, e da questo centro nascono delle attività, mettiamolo così, semplificando. E quali sono concretamente queste attività, per non restare nel vago, per non cominciare a dire sì, ma questo sarà un ecosistema per il futuro, perché poi le aziende potranno riferirsi. Sono cose buone e intelligenti, ma andiamo sul concreto. Noi vogliamo cominciare da una cosa molto semplice, dal coworking. Cioè, mettendo a disposizione uno spazio, sempre gestito da questo Hub, uno spazio per i ragazzi, per quelli smanettoni che vogliono magari progredire nella loro attività attuale e probabilmente futura, anche per chi viene da fuori, no? Per l'importato, quello che viene da fuori, che deve passare del tempo magari utilizzando un computer, il suo computer, anziché nella stanza d'albergo, a casa sua o nel garage di qualcuno, entrare in un posto fisico dove ci sono delle scrivanie, una connessione banda larga, dove c'è del comfort, c'è una stampante, una fotocopiatrice e via discorrendo, che è come un ufficio. Uno affitta, diciamo così, questo affitto a poco prezzo, diciamo, no? E comincia a lavorare. Però il taglio che diamo noi, fin qui è noto che cosa sia un coworking, così è più o meno dappertutto, il taglio che vogliamo dare noi è che per una certa parte possa essere una specie di asilo, una specie di luogo dove si formano anche soprattutto i ragazzi, e per questo chiederemo agli esperti, sia quelli che hanno dimestichezza col digitale, che lavorano nel digitale qua a Palazzolo, che hanno delle imprese digitali, di essere un po' i tutor di questi ragazzi, così come lo chiediamo alle imprese, che magari non assumono perché non sanno bene dove va a finire questo ragazzo, sarà capace, non sarà capace, ma va a essere una figura che sia professionalmente qualificata e via discorrendo, possono anche loro, e qua abbiamo già dei segnali, mandare un tutor per dire segui questo ragazzo, magari fagli vedere praticamente magari quello di cui hai bisogno e vediamo alla fine che cosa salta fuori e vediamo alla fine che probabilmente si genererà posti di lavoro. Un'altra attività che si abbina a questo, ma diventa centrale dal mio punto di vista, è la formazione. Cioè non basta solo dare delle abilità ai ragazzi, ma bisogna anche dare degli altri input e degli altri tipi di conoscenza. E l'altro tipo di conoscenza la chiediamo a chi di conoscenza ne sa davvero, non perché prende un contributo dalla regione, allora manda qualcuno perché deve fare qualche cosa. No, noi chiediamo a degli specialisti, ma degli specialisti che scegliamo noi, di fare un percorso, e il percorso che farà, che vogliamo fare nelle intenzioni perlomeno, è quello di tracciare qualche cosa che sia propedeutico, che sia per i ragazzi, che sia un upgrading per loro dal punto di vista di altri soggetti, non dai tutor, ma da chi ha conoscenza a livelli superiori. Parlo dei centri universitari, per esempio, che vengono a portare tutto ciò. Insieme a questo tipo di formazione vorremmo anche che si faccia della formazione per le imprese, del territorio. Ho già degli spunti su questo, c'è già un professore di Brescia che mi ha già indicato un percorso da fare, e lui è disponibilissimo a venire alle imprese, cioè le imprese magari che lavorano nel digitale, ma anche quelle che non lavorano nel digitale, per avere maggiore conoscenza, sempre
con riferimento al digitale, cioè a quell'attività non pratica, diciamo non visibile, non tangibile, ma che comunque è quella che trasversalmente va a occupare uno spazio enorme in tutte le attività delle imprese. Quindi, detto ciò della formazione, noi abbiamo pensato, e questa è la novità vera, secondo me, che viene a qualificarsi, è quello della partecipazione alla rete di imprese. Che cosa vuol dire questo qua? Le reti di imprese in Italia sono favorite sia dal governo, dalle regioni, dalle province. Tutti auspicano che ci sia una congiunzione tra i vari soggetti, magari piccoli, cioè noi siamo caratterizzati dalla piccola e media impresa. Il 94-95% delle imprese italiane sono piccole e medie. E quindi che cosa vuol dire questo qui, mettersi in rete? Finora mettersi in rete il significato era quello di mettersi insieme in comune e facciamo qualcosa di più grande. È la cosa secondo me più sbagliata per noi italiani, nel senso che ognuno che ha un'impresa, per piccola che per micro che sia, ci tiene alla propria identità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno vuol rinunciare al suo piccolo pezzo di territorio. Questo qui è un vantaggio da una parte, perché dalle nostre parti specialmente ha permesso a imprenditori bresciani, bergamaschi soprattutto, ma tutto il nord, di spaccare il capello in quattro, come si dice, approfondire, perché deve arrivare ad affermarsi. E questo è vero, è successo, sta succedendo. Adesso però c'è un'evoluzione nel mercato per cui il piccolo comincia a soffrire parecchio. Vediamo le aziende che chiudono. Allora, l'idea della rete e l'idea moderna della rete non è più di dire mettiamo insieme le aziende e andiamo avanti, come dice Montezemolo, andiamo avanti e cresciamo. No, non è più così. C'è una considerazione da parte del governo su questo punto, che noi abbiamo colto, ed è una legge che si definisce come contratto di rete, cioè a dire dei gruppi di imprese o delle imprese singole, sia in filiera verticale sia in orizzontale, hanno la possibilità di unirsi per qualche cosa, per fare dei progetti, senza modificare la loro identità. Cioè uno rimane quello che è, fa il suo business, è concorrente anche con l'altro, però per quanto riguarda determinati progetti si mette in comune con gli altri e fa delle cose. Ed è la cosa che noi abbiamo pensato a Palazzolo di fare. Infatti si sta creando una rete a Palazzolo, una rete che teoricamente esisteva già, ma nel digitale si sta formando tutto questo. Che cosa c'entra l'AVI in tutto ciò? L'AVI in tutto ciò c'entra perché vuole entrare in questa rete o in queste reti che si formeranno, perché adesso noi parliamo di una rete, ma le reti possono essere diverse in tante attività imprenditoriali. Allora, entrerebbe in questo contratto di rete per avere una funzione molto importante. Il contratto di rete di per sé può essere fatto da qualsiasi azienda con pochissimi adempimenti, a bassissimi costi, favorito in questo dal governo. Però succede che per fare una rete ci vuole un responsabile della rete, che di volta in volta può essere uno dei retisti, però può anche essere un esterno alla rete. Può essere un manager diverso che coordina il lavoro della rete. Allora, l'hub che noi creiamo qui, che vogliamo creare qui, che partirà alla fine dell'anno, perché abbiamo già i presupposti, abbiamo già creato le condizioni perché questo vada avanti, che si sviluppi, sarà una componente della rete, sarà anche lui un retista, pur non avendo competenze specifiche, ma sarà il coordinatore di questa rete, ovvero sarà quello che è definito in senso letterale, proprio dalla legge, che si chiama responsabile di rete, si chiama organo comune. Ora, questo organo comune, bene, che gestirà tutto questo, ma lo gestirà nel senso di seguire le indicazioni che vengono dai retisti, seguirà per procurare il lavoro, seguirà per coordinare, per distribuire il lavoro ai vari soggetti. E quindi avrà una funzione estremamente importante. Ora, noi parliamo di una rete adesso,
Io immagino che ci siano parecchie reti nel nostro territorio che possono essere formate. Vi faccio un esempio solo per chiarire di che cos'è questa rete, in un certo verso perlomeno. La Ducati. La Ducati ha un contratto di rete fatto da chi? Fatto da tutti i produttori di pezzi, di componenti che servono per fare la motocicletta. E questa è una rete di imprese, c'è un capofila e ci sono tutti gli altri che concorrono a fare. E questi hanno il vantaggio di avere che cosa? Oltre a qualche beneficio di legge, hanno il vantaggio di avere un lavoro assicurato, continuo. Perché? Perché è tutto programmato in funzione anche loro, delle loro possibilità, delle loro capacità produttive, senza creare strozzature, cogli di bottiglia, eccetera. La rete può essere vista in questo modo, ma può essere vista anche in altro modo, può anche non essere di filiera, perché in questo caso di filiera è, perché uno fa un pezzo, l'altro ne fa un altro, l'altro fa un altro componente e non ci sono sovrapposizioni, però ci potrebbero anche essere, ci stanno anche. Se noi andiamo più a fondo di questo concetto, vediamo che si va verso un sistema che si chiama, che noi abbiamo chiamato, ma non solo noi, della condivisione. Quando parliamo di condivisione come termine moderno, bisogna dare anche concretezza a questo. Io devo condividere che cosa, con chi e perché. E questo è un modo di condividere, cioè delle imprese che condividono una con l'altra del lavoro. Ora, siccome poi questo si coniuga anche con quello di cui noi abbiamo parlato ieri, cioè dei makers famosi, il lavoro che viene fatto dalle reti essenzialmente è un lavoro dei piccoli, anche dei grossi per la verità, però è un lavoro dei piccoli. Questo lavoro dei piccoli è essenziale per la loro sopravvivenza e quindi questo è una condizione indispensabile, secondo il legislatore, perché la cosa funzioni, cioè che siano delle piccole imprese che hanno magari anche tanto lavoro da fare davanti, ma che non siano in perdita, non devono essere in perdita, cioè non devono essere delle aziende malate, devono essere aziende sane per portare avanti questo discorso. Dicevo prima che si coniuga a quello di cui abbiamo parlato ieri, perché ieri abbiamo parlato dei makers, cioè degli artigiani digitali. Abbiamo definito cosa sono i makers, io lo assumo in tre parole solo per non tediarvi, cioè a dire la congiunzione, la coniugazione delle attività o dei principi generali dell'ICT, no? Con i prodotti reali, cioè la coniugazione tra virtuale e reale, tra virtuale ed atomi, di cui ci sono stati degli esempi anche qua, prima quando avete parlato della realtà aumentata, per esempio, no? E quindi questo, se pensate bene, una rete di imprese va anche in questo senso, cioè va a dare significato alla rete nella condivisione e nella prospettiva di poter lavorare in modo diverso come artigiani digitali. Questi artigiani digitali che oltre a mettere in comune le loro esperienze hanno anche altre possibilità, hanno anche altri benefici. Allora, il discorso per me finisce qui perché andremo in aspetti tecnici più specifici, ma il messaggio che c'è è questo. Noi abbiamo la fiducia delle istituzioni, abbiamo la fiducia della Regione, della Provincia, dell'Associazione Industriale Bresciana, abbiamo soprattutto la spinta della nostra fondazione, alla quale fondazione si stanno aggregando altre realtà che sono realtà imprenditoriali del luogo, non molte per la verità, ma alcune di quelle più importanti e che spero vada tutto in porto. Dal primo dell'anno noi dovremmo avere anche uno spazio fisico col quale cominciare queste attività.